Diamo inizio da questo momento a Venezia in Salute 2023. Qualità e responsabilità delle cure per un futuro sostenibile. È un evento che segue Curare la Terra dell'anno scorso, è un evento fortemente voluto da molti e noi speriamo sia un evento valido per VIS e per la popolazione multidisciplinare che faccia rete. Le autorità sono venute in conferenza stampa, fortunatamente è andato tutto bene, una bella risposta anche da parte dei giornali. Io inviterei il Presidente dell'Ordine dei Medici, Giovanni Leoni, Vicepresidente della Fronceo, per una presentazione minima, e anche il Dottor Giuliano Nicolin, che è Presidente della Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine. Prego a voi. Qui oggi all'M9 è una struttura che per noi è molto importante come centro culturale di questa città. E ringrazio come prima cosa il presidente di Ars Medica Gabriele Gasparini, il consigliere dell'ordine e tutto quanto il gruppo di Ars Medica per tutto il lavoro di questi ultimi mesi per concretizzare 2 giorni di attività tra oggi e domani con tutte quante le istituzioni di rappresentanza, associazioni di cittadini, poliambulatori e quant'altro. È un grande momento per quanto riguarda la condivisione tra operatori del settore e cittadini al di fuori di quelli che sono i rapporti normali istituzionali. Ho parlato anche troppo e quindi passo la parola al Presidente della Commissione dei Volontariati, Giuliano Nicolin. Prego Giuliano. Sì, buongiorno a tutti. Il vantaggio di parlare dopo Giovanni è quello che ha già detto tutto lui, quindi oltre ai complimenti che faccio ovviamente a Gabriele e a tutta la Fondazione, l'argomento credo sia veramente in tema con tutto quello che noi viviamo su ambiente e quant'altro, perché tutti i giorni veniamo bombardati di notizie per un nostro futuro, un pianeta sostenibile, e quindi anche in ambito sanitario credo che vada affrontato questo tema. Ringrazio voi ovviamente di essere qui e quindi direi di iniziare immediatamente la giornata. Grazie. Grazie. Abbasso il microfono perché fra i 3 presidenti sono il più basso. Inizio con delle comunicazioni. La prima che è una non comunicazione. Voglio ricordarvi che il 7 maggio è stata dichiarata chiusa la pandemia da Covid, da SARS-CoV-2, e quindi non vi comunicherò entrate di là, uscite di là, 1 metro. E questo è un successo. È un successo per tutti. Sta un po' rialzando la testa, ma è diventata una malattia endemica il Covid, quindi restiamo attenti come per le altre malattie, ma riflettiamo su quello che è successo e cerchiamo di ottenere dall'esperienza anche pesante che abbiamo avuto degli insegnamenti per il futuro. La seconda comunicazione è che dalle 11 c'è una coffee station fuori dove si potrà mangiare, bere, caffè, quello che volete, e dopo continua fino oltre l'1, mangiate, non andate via, perché altrimenti avanza tutto, dopo siamo già grassi, dobbiamo ingrassare ancora di più. È un'ottima cucina quella che ci aspetterà. Vi invito a visitare il Museo M9, è la bellissima mostra di Vedova che avete visto nel video che adesso vediamo. E vi invito anche a partecipare alla giornata di domani, che sarà una giornata di festa multidisciplinare con tutto quello che è sanità nella provincia di Venezia e con una biciclettata, perché VIS ha sempre l'idea della prevenzione delle malattie, dell'educazione sanitaria, e quindi far sport fa bene. E domani tocca la bici, sarà un bellissimo giro, comincerà doppia partenza o qui alle 9 o a San Giuliano alle 10. E da lì si parte, si fanno i forti della città, la Torre di Tessera, altri punti storici, con uno storico che spiega che cosa è successo in quel posto. Cose che molti non conoscono, perché Mestre è stata rasa al suolo 2 volte, era un castello medievale bellissimo, ricostruito, riraso al suolo, resta una torre e mezza, ma c'è tanta altra storia qua intorno, e d'altronde con Venezia vicino non c'è alternativa. Certo, niente a che vedere con la Serenissima, però parte della Serenissima. Io partirei con lo nostro spot che
devo dire grazie a chi si è prestato come attore, ma soprattutto a Enrico Arrighi di Dojo Studio, ormai un classico per noi, e Chiara Semenzato, la nostra giornalista. A voi lo spot. Grazie.